Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale OraTube. Io sono Don Davide, oggi con noi c'è Marco Lazzari. Ciao a tutti. Un nostro caro amico, Marco, cresciuto anche lui in oratorio, e ha una bella storia da raccontarci e abbiamo chiesto che potesse condividere quella che è la sua esperienza attuale. Quindi, a parte inconvenevole, adesso lasciamo che il nostro confronto, il nostro dialogo riveli quella che è la tua esperienza, quello che tu stai portando avanti in questo periodo, anzi, da un bel po' di tempo. Marco, intanto raccontaci tu che cosa fai in questo momento nella vita? Allora, io attualmente mi trovo a lavorare a Luanda, che è la capitale dell'Angola. Quindi Angola, Africa. Angola e Africa, per chi non lo sapesse, è Africa del Sud, appena sopra la Namibia, che diciamo è uno stato un po' più famoso rispetto all'Angola. E attualmente mi trovo nella sua capitale da quasi 2 anni. Sono partito a luglio del 2022 per fare un'esperienza di volontariato o più precisamente di servizio civile universale. Mentre da luglio dell'anno scorso sto lavorando per una ONG che si chiama VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Quindi tu mi dici, ora sei hai 28 anni? 28 anni. 28 sì. Anni, 28 anni, qualche anno fa dici voglio realizzare un sogno oppure era un qualcosa che si è manifestato pian piano o che ora si sta ancora modificando? No, diciamo che è sempre stato il mio sogno, quello di viaggiare e scoprire anche nuovi posti. Questo nasce comunque anche dalle varie storie che ho sentito anche ad esempio nella menoniera missionaria o da altri missionari, da altre persone che viaggiavano e vivevano in posti, diciamo, differenti. Certo. In casa tua puoi da sempre si respirare di accoglienza, di confronto, sì, sì. Di attenzione all'altro, quindi così. Sì, no, la mia famiglia diciamo è quasi tutta sul sociale, infatti mio padre è educatore sociale, mia sorella maggiore assistente sociale e anch'io sempre nell'ambito appunto del sociale, però diciamo che mi sono un po' allontanato di più rispetto ai miei familiari. Cioè, tu ora sei in Angola, quindi sì. Siamo Africa del Sud, paese che qualche anno fa, a noi tornano ancora in mente una 20 anni fa, una guerra civile o qualcosa del genere, quindi violenza e sicuramente tanta devastazione. È ancora un paese violento, un paese difficile? Allora, ad ora non è un paese violento, quindi diciamo che è abbastanza tranquillo. C'è un po' di microcriminalità, però comunque è anche un paese estremamente povero, quindi dove c'è povertà, diciamo che le persone per sopravvivere fanno anche cose che in condizioni normali potremmo dire non farebbero. Beh, sono situazioni difficili, quindi sì. Porta questo a, purtroppo anche a scadere in comportamenti criminali o comunque negativi. Beh, poi ci sarà tanta altra realtà bella, penso, no? Sì, sì, sì. No. Tu dove che abiti? A Luanda, ma dove? Allora, io abito in un quartiere che si chiama Villa Alice. Villa Alice. È un quartiere residenziale. E infatti vivo vicino a numerose famiglie. Ci conosciamo praticamente tutti. È un po' come un quartiere di paese. Un po' come il quartiere in cui vivevo qui da piccolo. E è un paese abbastanza tranquillo. C'è una via abbastanza tranquilla, si può comunque passeggiare o andare a fare la spesa. È sempre bello andare anche al mercato tradizionale a comprare frutta e verdura. Tu sei comunque in un centro che ti ospita, no? Sì, io proprio in realtà ho una piccola villetta schiera che è dell'ONG vicino. Ah, quindi vedo una casa propria? Sì. Cioè non è un tipo una parrocchia, un oratorio, qualcosa del genere? No, 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 non è una parrocchia. E attualmente vivo con 2 ragazze, Chiara e Ilaria. Sono... Ciao Chiara, ciao Ilaria. Ciao Chiara, ciao Ilaria. Sono venete, una di Feltre, una della provincia di Padova. E anche loro stanno facendo adesso un'esperienza di volontariato. E in concreto il tuo servizio in cosa consiste? Allora,
Il primo anno che ero a Luanda mi occupavo di un piccolo progetto dedicato a giovani in situazione di strada, quindi giovani che hanno fatto un percorso all'interno di centri d'accoglienza che sono gestiti dai salesiani di Don Bosco. Quindi collaborate più salesiani. Sì, collaboriamo prevalentemente Tuttora. con i salesiani tuttora. E i ragazzi, ma anche ragazze, fanno un percorso di reinserimento familiare e o reinserimento in società. Quando non è possibile questo reinserimento, c'è una fase di autonomia. Io mi sono occupato con i colleghi locali, angolani, di gestire questa fase di autonomia. Quindi c'era un sostegno dal punto di vista dell'alimentazione, con ceste alimentari, anche un piccolo kit di igiene, si organizzavano diverse formazioni, soprattutto rivolte alla gestione delle monete, gestione Livello denaro, economico, sì, a livello del denaro, certo, economico e sì. finanziario, ma anche su uno stile comunque di vita, tra virgolette, sano, meno. Ok, anche perché stai parlando di persone che hanno alle spalle, devono alle spalle esperienze pesanti, esperienze difficili, no? Sì, sono persone che sono state scacciate dalle proprie famiglie, Ah, quindi abbandonati. abbandonate, Di quale testa molte stai parlando, orfane. questi ragazzi? Questi ragazzi erano dai 17 anni Ah, fino ai quindi 35, era un gruppo giovani di adulti, 30 quindi, ragazzi. okay, Sì, quindi sì, sì. okay, non è come lavorare con i bambini, è un'altra cosa, quindi, No, 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 sì, quindi più o meno avevano anche la mia età, quindi a volte risultava anche difficile magari Certo. avere un ruolo, avere anche delle responsabilità nei loro confronti Ti hanno individualmente accolto bene? spesso. Mi hanno accolto molto bene, Ah, diciamo che gli bene. angolani sono molto accoglienti, anche con la lingua che è il portoghese, cercano sempre di farsi comprendere e vogliono anche comprenderti. Quindi diciamo che hanno un buon senso di solidarietà, di accoglienza. E già il primo giorno in cui sono arrivato mi hanno definito come membro della famiglia, accogliendomi, dicendo benvenuto Bello, dai, alla bello. famiglia. Quindi sì, si respira anche quest'aria forte di comunità e di solidarietà. Okay. Tu ora sei qui in famiglia per qualche giorno, poi la settimana prossima riparti e tornerai ancora in Angola. La tua esperienza lì fin quando si potrà. Sì, ripartirò questo mercoledì e rimarrò in Angola almeno fino agosto. Poi se ci sarà l'occasione di rimanerci ancora un po', ben venga. Quindi ti sta particolarmente gratificando questa esperienza. Sì, come esperienza, appunto, come dicevo prima, era anche il mio sogno quello di anche i miei studi in realtà. Ho studiato scienze internazionali, diritti umani e ho voluto fare questa esperienza prima di volontariato e adesso più un'esperienza professionale, anche per capire effettivamente se fossi portato Quindi in realtà in tu non è che questo. sei arrivato lì un po' improvvisando il tuo curriculum, l'hai preparato da tempo perché mi dici che hai fatto studi di, dove mi hai detto, studi di internazionali, Sì, scienze scienze internazionali, internazionali, diritti umani diritti umani, all'Università di ok. Torino. La tua formazione si era orientata in quel senso, Sì. poi hai fatto anche altre esperienze, prima se non sbaglio tu hai fatto un periodo anche nelle Sì, Filippine. ho fatto 2 mesi appunto nelle Filippine, una città chiamata Roxas City, isola di Panay, 500 km dalla capitale, Banza Manila, quindi un'isola centrale. Sono stato un mese anche in Uganda con la diocesi di Brescia, dove siamo stati accolti dai congoniani, detti Boniani. congoniani, e dalle scuole compagnane e organizzavamo delle attività appunto ludico-ricreative con dei ragazzi in un centro d'accoglienza sempre. E ho fatto anche un'esperienza di un mese in Turchia, però era più un'esperienza di conoscenza appunto del paese e anche conoscenza fra ragazzi che provenivano da diversi paesi e che avevano un bagaglio Certo. comunque differente. E quindi hai fatto già non poche esperienze, perché io ne sto contando quattro all'estero, quindi così. C'è qualche altra realtà, qualche altro progetto che hai in mente, magari di formazione nel prossimo periodo, perché penso che un'esperienza come questa vada costantemente monitorata, vada costantemente aggiornata, bisogna anche capire che
ogni contesto dove tu ti porti avrà una sua realtà da conoscere, quindi sì, dovrai anche tu in qualche modo prepararti, no? C'è qualcosa in programma? Ma adesso sto frequentando un corso online, quindi lavoro e studio. Un corso in realtà è su sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, quindi mi piacerebbe, oltre che dedicarmi all'area sociale, dedicarmi anche all'area più ambientale o alla sostenibilità. Quindi questa sostenibilità che è fondamentale in qualsiasi progetto e in qualsiasi comunque lavoro all'estero, sia certo, con i ragazzi sia con le comunità. Ora, e tu hai fatto buona parte della tua esperienza da ragazzo qui in oratorio da noi e poi hai cominciato questo percorso che ti porta ad essere attualmente in Africa e c'è stata qualcosa che qui in oratorio, nella tua esperienza parrocchiale, ti ha fatto anche pensare, orientare di poterti incamminare in questa direzione? Non so, hai ispirato qualcosa di particolare anche in oratorio? Beh, direi di sì. Allora, banalmente mi viene in mente la festa brasiliana, i piatti tipici, anche lì a Luanda c'è questa sorta di polenta che si chiama funghi. Mi ricordo di averla mangiata anche durante la festa brasiliana. Ho ricordi più che altro legati al cibo. Questo è un favoloso. Quindi non so, la feijoada o anche questa farina di mandioca o tapioca. Ma anche comunque le musiche, i balli. Okay. Ma anche molte musiche che banalmente venivano utilizzate durante il Grest, che erano tormentoni stili portoghesi. Li ho riscoperti adesso, in realtà sono anche tu. Prima dicevi che hai collaborato forse anche recentemente con Salesiani, con Boniani. E com'è l'esperienza, l'annuncio del Vangelo, la dimensione di fede che si può constatare o condividere con le persone dell'Angola o comunque dove sei stato? Ok, allora in Angola la fede è molto presente. Sì. Sono cattolici? Sono cattolici, la maggioranza è cattolica. Sì. Diciamo che è una parte fondamentale della quotidianità di ciascuna persona. Comunque valori comuni si richiamano la fede. È molto bello partecipare alle celebrazioni. Io più che celebrazioni le definisco un po' come spettacoli. Ah sì? Perché sono una forma di intrattenimento. Ah sì? Con canti, balli, durano tantissimo le messe, però diciamo che il tempo passa anche abbastanza velocemente. C'è questo grande coinvolgimento nelle feste e anche nel dopo magari di cerimonia religiosa c'è sempre un momento di incontro, di scambio. Sempre un momento di convivialità, con uno scambio comunque anche di cibi, magari qualcuno prepara qualcosa, quindi si vive molto il senso di comunità, è molto, sì, molto presente. Invece proviamo adesso a fare un salto da un'altra sfumatura per non cogliere. Tu ora hai sottolineato le cose positive, sì, le cose belle che comunque ti gratificano, che sono elementi di crescita nel tuo percorso o di aiuto, di servizio alle persone che tu stai accompagnando o che, con le quali stai camminando. Elementi invece di difficoltà, pesantezza, che ti fanno pensare ma chi mi ha fatto fare venire qua o cose del genere? Ok, una difficoltà che ho notato all'inizio forse anche il senso di libertà un po' ridotto, perché comunque lì devi sempre mantenere le antenne alzate, quindi devi stare sempre un po' attento a quello che fai, anche perché rappresenti comunque un'organizzazione o un ente, ma allo stesso tempo, avendo un colore di pelle differente, ti si nota subito se sei nel bene o nel male, comunque sei riconoscibile. Sì. Comunque catturi l'attenzione. Quindi una cosa che mi mancava spesso, che dico anche amici o parenti, era il fatto magari di passeggiare liberamente lungo una strada senza tante preoccupazioni, ma anche banalmente cambia il tuo stile di vita.
molte cose che fai qui, come, non so, la domenica andare a fare colazione in un bar, gli risulta già difficile. E come attività, in realtà attività da fare ci sono, perché Luanda è una città abbastanza viva, però devi sempre avere tante attenzioni e evitare comunque anche dei luoghi. A livello invece progettuale, difficoltà per i ragazzi, penso che poi i ragazzi del Luanda, beh, avranno sicuramente un'esperienza, una storia diversa, però l'adolescenza è dappertutto, quindi Sì. qualche difficoltà ce l'avrei avuta anche con loro. Sì, diciamo che sono abbastanza testardi. Perché qui Tutti i no, qui ragazzi, no. anche qui. Quindi ci tengono molto ad esprimersi, ad avere le loro idee, appunto, come dicevi, come penso Però quasi su sia quello, per molta l'adolescente. testardaggine e tenacia, Sì. l'incrinale è sottile, eh? Se si riesce a orientare verso una realtà bene, diventa tenace, no? E molto spesso, anche dovuto comunque alle storie, al passato di ciascun ragazzo, è difficile a volte instaurare magari un rapporto di fiducia, perché appunto hanno vissuto delle situazioni che hanno fatto mancare la fiducia in altre figure appunto estranee, un po' magari anche di timidezza per qualcuno che ha un passato, una storia, o viene da un paese diverso rispetto a loro. Certo. Quindi difficoltà, ecco, magari nell'instaurare un primo rapporto di fiducia, quello sì, si riscontra spesso. Certo. Ok, Marco, noi ti ringraziamo. Adesso guarda, un'ultima cosa, visto che comunque tu hai a che fare con giovani, ma anche qua in qualche modo speriamo questi video possa intercettare anche altri giovani. Tu cosa diresti a un ragazzo? Beh, tu ora sei già un uomo perché hai quasi 30 anni, però uno che forse ha anche intenzione di poter provare un'esperienza come la tua. Cosa diresti per aiutarlo a scegliere o a comunque provare a fare un percorso come il tuo? Allora, da quando sono tornato, in realtà molte persone mi hanno detto che non si aspettavano da me, essendo abbastanza comunque timido, sempre un po', magari isolato dagli altri, che partisse e andasse così lontano. Quello che vi dico è appunto di provare, partire, perché sono esperienze, umane, di vita, che ti fanno apprezzare quello che si ha qui, ma ti fa apprezzare anche cose appunto che inizialmente non si conoscono o di cui si ha paura. Io dico che da quando sono partito, comunque anche il rapporto, ad esempio, con la mia famiglia, banalmente, lo vedo molto più forte, e sempre mi emoziono sempre quando li vedo, quando ritorno, Bello. quando parto. Mi accorgo anche di magari cose che davo inizialmente per scontato, che in realtà mi mancano tanto. Quindi vi dico, partite per vedere anche, aprire tra virgolette un poco L'orizzonte la della mente, i nostra vostri ricerca. orizzonti, ma Sì, anche sì. per apprezzare quello che si ha qui, Ok. che a volte si dà per Bene. scontato. Io Io non aver no. paura, soprattutto almeno per le lingue, nel mio caso le lingue erano il mio grande timore, E invece ora parli portoghese invece parlo perfettamente. portoghese perfettamente, quasi di cittadinanza angolana. Va bene, non posso far altro che augurarti bene, che il Signore ti benedica, benedica il tuo impegno e anche tutto quello che sarà il lavoro che potrete fare nel prossimo futuro. Grazie Grazie ancora, grazie mille. Marco. Grazie, A vi aspetto a presto. Luanda. A presto.